Il basket femminile è la scommessa del Capra Team Ravenna da oltre 10 anni. Nata nel 2012, è l'unica associazione sportiva della provincia dedicata prettamente al basket femminile. Oggi il Capra Team vede un settore giovanile in crescita e un folto mini basket, ma la punta di diamante resta la Serie C, che dopo aver sfiorato la promozione in B nella scorsa stagione, quest'anno ci riprova. Noi abbiamo iniziato nel 2012 come associazione sportiva, rilevando l'attività della Serie C di un'altra società. E abbiamo continuato a disputare i primi anni esclusivamente il campionato senior per circa 5 anni. Poi nel 2018 abbiamo iniziato anche l'attività sul giovanile e precisamente sul mini basket, ritenendo, questa è una sfida che noi abbiamo voluto fare, che ci fosse lo spazio per poter promuovere il movimento della pallacanestro femminile anche con le più piccole. Poi con il Covid purtroppo si è interrotto tutta gran parte della nostra attività e siamo ripartiti nel 2021. Però abbiamo riscontrato un buon successo e allo stato attuale possiamo contare su 3 formazioni giovanili con cui disputiamo il campionato Under 14, Under 17 e Under 19, più la Serie C che si sta attualmente allenando. Per quanto riguarda la prima squadra, quest'anno siamo riusciti ad allestire una buona formazione. Sono già 2 anni che arriviamo a un soffio dalla promozione della Serie B. In particolare l'anno scorso abbiamo perso la finale per l'accesso alla Serie B solo di un punto. Il nostro obiettivo è quello di puntare prevalentemente sul settore giovanile e quindi abbiamo una 60ina di bimbe che partecipano ai nostri corsi mini basket, ma soprattutto sulla prima squadra che deve servire da traino per tutto il movimento. Perché creare un'associazione dedicata proprio al basket femminile e perché una bambina dovrebbe o una ragazzina dovrebbe scegliere di fare basket? Prima di tutto perché è il sport più bello del mondo. Adesso a parte le battute, la pallacanestro, io sono un ex giocatore, ho giocato a bassi livelli però, sono un ex giocatore di pallacanestro. La pallacanestro è uno sport formativo perché abitua al gioco di squadra, prima di tutto uno sport di squadra, quindi abitua allo sport di squadra, insegna molti valori. Io ho 65 anni e tuttora ricordo molti valori che mi ha insegnato il campo, tra cui il rispetto dell'avversario, il rispetto delle regole e soprattutto, essendo uno sport di squadra, l'aiuto, nel senso che si riesce ad aiutare il compagno nei momenti di difficoltà e si capiscono i valori del team. Ecco. Lo sport femminile, il basket, non è visto propriamente come uno sport femminile, prevalentemente femminile è la pallavolo e a Ravenna c'è una forte tradizione pallavolistica. Per noi invece la pallacanestro rappresenta secondo noi una sfida importante, soprattutto sull'onda dei successi che ha ottenuto la parte maschile della pallacanestro Ravenna, e su questa diciamo onda di successo ci siamo inseriti anche noi e abbiamo ottenuto un discreto riscontro. E pensiamo che lo sport abbia un valore sociale molto rilevante perché non insegna soltanto a giocare a palla e a tenere le bimbe in palestra, ma ha un valore che ci viene riconosciuto anche a livello sociale. Crediamo molto in quello che facciamo, lo facciamo con entusiasmo, lo facciamo con passione, abbiamo un bello staff e speriamo di poter ottenere questa benedetta promozione in Serie B a cui teniamo particolarmente.